La PSB Irpinia resta saldamente al comando della Serie B e lo fa all'esito di una gara nella quale si sono sprecati i gol. Basti pensare che il Meta Catania, avversaria di turno, ne ha realizzati 3, perforando la migliore difesa della categoria appunto per 3 volte, in pratica più della metà rispetto ai gol subiti prima di questo turno di campionato. Detta così si penserebbe ad una debacle della formazione arianese, ma manca l'altro dato, quello dei gol fatti, ben 10. Il match di ieri pomeriggio al Palacardito è appunto terminato con il risultato di 10-3. 10 gol della squadra di casa che certificano che la sfida a distanza contro il Levante Caprarica sarà non solo in termini di punti, ma anche in fatto di gol, perché proprio nel turno passato in archivio i 10 gol all'attivo della squadra arianese sono stati addirittura superati dagli 11 realizzati dalle ragazze pugliesi, che hanno battuto proprio per 11 gol a 0 il team Scaletta, restando dunque il miglior attacco della categoria. Difficile fare una cronaca di una gara con 13 gol realizzati, che non possono che scorrere mentre raccontiamo dell'ennesima vittoria della squadra di Mister Iamunno, sempre prima, sempre imbattuta, sempre a punteggio pieno. Sesta vittoria in 6 gare giocate, 37 gol fatti, 8 subiti. Sono numeri straordinari che ieri hanno trovato linfa dalle 6 giocatrici diverse andate a segno nella goleata contro il Catania. Braccia si è portata a casa un poker di gol personali in occasione della prima, della quarta, dell'ottava e della nona rete. In mezzo le realizzazioni personali di Politi per il secondo sigillo arianese, prima del tris griffato da Moreira. Dopo il poker della protagonista assoluta della partita, la quinta marcatura arianese di Aresu ed ancora Napoli e Gaeta, prima del gol che ha portato in doppia cifra la squadra arianese firmato da Cetrulo. Come detto in apertura, nota di merito anche per Catania, capace di scardinare per 3 volte la difesa meno battuta del campionato, con i primi gol in Serie B realizzati da Battiato e Calì, mentre per la terza rete arriva la conferma che Linoce è una specialista sui calci di punizione, essendo arrivato il suo terzo gol personale su tiro da fermo. Come detto, prosegue il testa a testa con il Levante Caprarica, mentre arriva a sorpresa la delusione di giornata con la caduta in casa della Woman Napoli, sconfitta per 4-2 da una rinata Lady Mondragone. Napoli, che ora è distante ben 8 punti dalla vetta, viene agganciata a quota 10 dalla Salernitana femminile, che ha conquistato 3 punti preziosi in casa del Canicattì, battendo le siciliane per 6-0. Mentre il duo al primo e secondo posto viaggia con 2 lunghezze di differenza, si stacca anche la terza della classe, Reggio Sporting Club, a quota 11, che ha riposato nel settimo turno. Ma attenzione, perché l'ottava giornata prevede la sosta per il Levante Caprarica e per la PSB, che va a fare visita al team Scaletta, il giorno dell'Immacolata potrebbe essere quello in grado di certificare la prima fuga stagionale della capolista, prima dello scontro diretto dell'ultima del girone di andata, proprio contro il Levante Caprarica.